Come abbiamo visto in uno dei precedenti video, i patti successori, ossia quegli accordi attraverso cui un soggetto intende disporre della propria successione, oppure gli atti con cui un soggetto dispone dei diritti o rinuncia ad alcuni diritti che potrebbero spettare, sono vietati dalla legge. Il nostro ordinamento dunque vieta la possibilità di devolvere l'eredità attraverso dei contratti o degli atti unilaterali. Ma ci sono delle eccezioni a queste regole, te lo spieghiamo in questo video. Ciao a tutti e benvenuti nei nostri canali, io sono Simone Stevani, educatore e consulente finanziario per le imprese. Seguimi per capire come rendere più efficienti i processi decisionali in azienda e raggiungere l'equilibrio perfetto tra profitto aziendale e serenità finanziaria personale. Benvenuto o benvenuta, io sono Salvatore Cameli, fondatore di Fortax, autore del rischio fiscale in azienda, e ho già aiutato decine di CFO, manager e imprenditori a risolvere complesse verifiche fiscali e avvisi di accertamento, annullando o riducendo il debito tributario. Allora, il divieto dei patti successori incontra un'espressa eccezione per quanto riguarda il cosiddetto patto di famiglia. Ma allora, quali sono le caratteristiche del patto di famiglia? Il patto di famiglia è il contratto a titolo gratuito attraverso cui l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte l'azienda ad uno o più discendenti e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in parte queste ultime ad uno o più discendenti. Ma come deve essere stipulato, Simone, il patto di famiglia? Il patto di famiglia, Salvo, deve essere stipulato per atto pubblico, a pena di nullità del contratto stesso. Alla stipula del patto di famiglia deve partecipare anche il coniuge dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie e i soggetti a cui spetterebbe il diritto di una quota di eredità, se in quel momento si aprisse la successione. I soggetti che attraverso il patto di famiglia risultano destinatari dell'azienda o di partecipazioni societarie sono tenuti a liquidare le parti che partecipano al contratto con il pagamento di una somma di denaro o in natura se queste ultime non vi hanno rinunciato in tutto o in parte. Ma qual è quindi la finalità principale, Salvo, del patto di famiglia? Il patto di famiglia ha l'obiettivo di anticipare il passaggio generazionale dell'azienda. La ragione di questo istituto è fondamentalmente quella di consentire all'imprenditore di trasferire la propria azienda o una parte di essa nei confronti dei soggetti che vengono designati, assicurando la continuità dell'attività d'impresa nell'ambito della propria famiglia, il cosiddetto appunto passaggio generazionale. Al fine di non pregiudicare gli altri soggetti a cui spetterebbe una quota di questo diritto, la legge stabilisce la necessaria partecipazione di questi alla stipula del patto di famiglia, riconoscendo il dovere in capo all'imprenditore o ai discendenti a cui è stata assegnata l'azienda di liquidare in denaro o in natura le altre parti partecipanti al contratto per la quota loro spettante. Ma cerchiamo di capire una cosa, Simone. È possibile impugnare il patto di famiglia? Trattandosi di un contratto, il patto di famiglia può essere impugnato dai partecipanti per vizi del consenso, ossia se il consenso alla stipula del contratto sia viziato da errore, o sia stato estorto con violenza, o stato ottenuto con dolo, secondo quanto stabilisce il Codice Civile. Abbiamo visto che alla stipula del patto di famiglia devono partecipare il coniuge e gli altri soggetti a cui spetta di diritto una quota di eredità, i cosiddetti legittimari. Se tali soggetti non hanno partecipato alla stipula del patto di famiglia, all'apertura della successione possono chiedere beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma corrispondente al valore della quota loro spettante, aumentata degli interessi legali. Nel caso in cui tale disposizione non venga rispettata, il patto di famiglia può essere impugnato. L'azione per chiedere l'annullamento del patto di famiglia nei sopracitati casi si prescrive nel termine di un anno. Ma si può sciogliere il patto di famiglia, Salvo? Assolutamente sì, il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle parti che lo hanno concluso attraverso delle modalità che adesso vediamo, attraverso un diverso contratto con le stesse caratteristiche e gli stessi presupposti, oppure attraverso il recesso, se è previsto appunto
dal contratto stesso, oppure con dichiarazioni degli altri contraenti certificata da un notaio. Come avrai compreso, il patto di famiglia è un argomento molto complesso che va affrontato sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista finanziario con professionisti specializzati. Per essere quindi sempre aggiornato su questi temi, metti un like, e se non l'hai ancora fatto iscriviti ai nostri canali. Se invece hai bisogno di noi, trovi in descrizione i nostri contatti. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima.